Coach, alla vigilia della trasferta di Ortona, dove si giocherà contro San Severo, innanzitutto la domanda che tutti vogliono avere risposta: come sta la squadra e i due recuperati? Allora, la squadra sta discretamente bene, nel senso che Paolo Calvini si è allenato da martedì con la squadra, per cui sembra che il problema alla caviglia si stia risolvendo. Abbiamo avuto l'influenza di Modica, però l'abbiamo risolta in tempi brevi. I due infortunati si stanno allenando con la squadra con discreta continuità, nel senso che non svolgono completamente l'allenamento con la squadra, ma giorno dopo giorno incrementano la loro intensità e il loro minutaggio con il gruppo, per cui insomma, il tunnel si sta un po' riaprendo. Probabilità di vederli in campo forse già dalla partita con Ortona, ma comunque ci sono quattro partite ora da affrontare, una più ostica dell'altra, ma due saranno in casa con Agrigento e Potenza, e poi c'è il derby con Palestrina, ovviamente il tutto dopo San Severo. Sarà comunque un mese abbastanza intenso. Sì, un mese intenso, sono tutte ostiche le partite in questo girone e sono tutte ostiche per noi se non siamo al completo, e anche estremamente complicate. Però dobbiamo mettere in campo quelli che sono fermi da due mesi, perché queste partite devono servire anche a questo. Queste partite servono non solo per trovare la miglior posizione nella griglia per i playoff, ma anche per ritrovare la condizione per questi due giocatori e la squadra con loro, perché forse se li sono un po' dimenticati, perché Nacho è assente da 9 partite, Zaccariello è assente da 8 partite, per cui abbondantemente più di metà del campionato trascorso. Per cui ogni partita deve essere buona anche per questo. Guarderemo comunque sempre il risultato, perché noi vogliamo sempre andare in campo per vincere, ma con l'idea che anche se in questo momento non sono prontissimi, un po' alla volta bisogna fargli annusare il sapore della partita, con tutti i rischi che ci sono con giocatori che sono due mesi che non toccano il campo. San Severo è una delle squadre più in forma del campionato, 7 vittorie di fila prima di essere sconfitta da Barcellona, e soprattutto ad Ortona non ha mai perso. Beh, una squadra disciplinata e non può essere altrimenti, visto l'istinto del suo allenatore, che è un sergente di ferro, un eccellente allenatore, che è secondo me il segreto di questa squadra, che ha disciplina con giocatori di buon talento, grande fisicità e uso di tattica, per cui una squadra molto ostica. Sicuramente con Iannilli hanno trovato un giocatore importante, poteva essere una miscela esplosiva con il suo allenatore, invece pare, e visti i risultati della squadra, ha trovato la miglior condizione fisica e tecnica ed è un giocatore che può assolutamente spostare, per cui una partita assolutamente complicata. Rispetto all'andata, appunto, ci sarà uno Iannilli in più per San Severo, 9 punti da dover gestire. Si penserà anche alla differenza canestri, visto che le squadre sono divise da pochi punti? Sì, questo si potrà pensare negli ultimi 30 secondi, non assolutamente prima, perché per com'è la pallacanestro non possiamo certo pensare di gestire vantaggi e svantaggi con molti minuti ancora da giocare. Questo è un conto e faremo la fine. Si era detto che Barcellona comunque era lì, che era già scappata, però tutto sommato basta una partita persa e le altre possono recuperare. Solo 2 punti da Ostuni, Ferentino ne ha 4, insomma ancora non si può dire nulla di certo per le prime posizioni, ma neanche indietro, perché tutte sono ancora in zona playoff. Sì, Barcellona in questo momento è la netta favorita per arrivare primi, però siccome il campionato mette tutto in discussione, è molto lunga la stagione, ci possono essere molti imprevisti, però in questo momento assolutamente è la prima della classe, su questo non c'è niente da dire. Ci sono ancora molte giornate, tutto può succedere, vedremo. Con Gino Guastaferro alla vigilia della trasferta di Ortona, dove si affronta San Severo. Reazione doveva essere, reazione è stata con Siena. Sicuramente è tornato un po' di buon umore, anche se non era del tutto andato via, però c'è un pizzico più di tranquillità. Sì, questo sì, ma fino a un certo punto, perché insomma, abbiamo vissuto una settimana di passione, quindi il fatto che domenica si sia vinto in maniera così netta sicuramente è consolante, però sono dell'avviso che una rondine non fa primavera, per cui sicuramente guarderemo San Severo oltre che per il risultato anche per il modo in cui giochiamo. Rispetto all'andata, proprio la partita con San Severo, ci sarà uno Iannilli in più, che è una carta importante al di là della componente psicologica per il giocatore stesso, che è fondamentale. Comunque con Iannilli, una dietro l'altra, 7 di fila, poi il capo con Barcellona, una delle squadre più in forma San Severo. Sì, sicuramente, comunque con Barcellona se l'è combattuto fino alla fine. Indubbiamente l'addizione di Iannilli in quel roster
come dire, gli ha risolto forse un piccolo problema che potevano tenere nella composizione. In ogni caso adesso sono una squadra che è allenata molto bene, fanno della difesa e dell'aggressività la loro arma migliore. Adesso è chiaro che volano sulle ali dell'entusiasmo e quindi questo è un aspetto che dobbiamo tener conto e cercare, come dire, di spegnere il più possibile il loro entusiasmo. Per Ferentino, da una parte la possibilità di recuperare soprattutto in allenamento e ovviamente anche per la partita Zaccariello e Ochoa, e dall'altra l'entusiasmo dei giovani che anche domenica con Siena hanno fatto vedere cose bellissime. Sì, sicuramente è così. È chiaro che per quanto riguarda Zaccariello e Ochoa, questa forse è la prima settimana che si sono aggregati in maniera stabile alla squadra, quindi dobbiamo tener conto della condizione atletica e chiaramente non esagerare. Per quanto riguarda i giovani, sì, in ogni roster ci stanno sempre un paio di giovani all'altezza. Noi forse ne abbiamo due veramente all'altezza e sono Circosta e Metz, che si sta comportando benissimo. È chiaro che ci fa piacere che anche i vari Congetti e Guastaferro, come domenica, hanno dato un'ottima prova. Per quanto riguarda Metreveli, comunque un valore aggiunto per quanto ci riguarda. È chiaro che deve fare conto un po' con la durezza del campionato, ha avuto un ottimo impatto, però io credo che lui alla lunga venga fuori e ci può dare una grossa mano. Poi è chiaro che quando giocano 9 decimi in maniera così bella come contro Siena, qualcuno normalmente sta un po' sotto tono. Il prossimo mese, partendo da San Severo, sarà abbastanza duro, però Ferentino giocherà praticamente quasi sempre in casa. Due partite, Agrigento e Potenza, e poi il derby con Palestrina. Poi ovviamente si faranno anche un po' i conti, un po' di bilancio dopo queste quattro partite. Sì, sicuramente sì. Diciamo che nel prossimo mese saremo molto più a Ferentino, o comunque vicino. Sì, sarà un mese dove noi dobbiamo poi alla fine, insomma, raggiungere il nostro livello standard e da quel punto, insomma, puntare a mantenere questo standard alto per raggiungere i nostri obiettivi, che comunque sono alti. Ultima curiosità, scade in settimana, se non sbaglio, il bando per poter partecipare ovviamente all'organizzazione della Final Four di Coppa Italia. Ferentino ha presentato la propria domanda e chi sarà la candidata principale per ospitare la Final Four? Allora, che io sappia, le buste si apriranno il 29 gennaio in Lega per quanto riguarda l'assegnazione delle finali di Lega Nazionale Pallacanestro. Ferentino non è interessato, non ha fatto un'offerta perché si trova anche, come dire, impegnata molto per quello che è il progetto Ferentino, e quindi preferiamo, insomma, lavorare sulla squadra, sui nostri obiettivi. In ogni caso siamo stati, come dire, inseriti, ci siamo guadagnati la partecipazione alla Coppa, la onoreremo, però diciamo che ci stiamo focalizzando di più all'interno di noi stessi.